È stata rinviata, come previsto, l'autopsia sui cadaveri dei due fratelli belgi a Firenze in vacanza con i genitori, trovati morti dal padre nella loro camera dell'hotel Minerva, stroncati da un mix letale di alcol e ossicodone. L'esame è slittato a data da destinarsi per la richiesta di effettuarlo in incidente probatorio presentata dall'avvocato Dimitri Caciolli, difensore del farmacista 28enne indagato con l'accusa di omicidio colposo. È stato lui a vendere le due confezioni di OxyContin ai giovani senza ricetta medica, raccontando che uno dei due lo avrebbe supplicato a causa di un fortissimo dolore ad un braccio per una recente ferita chirurgica. Il ragazzo che è entrato ha dovuto non poco, si vede dalle immagini delle videocamere interne, pregare il farmacista perché gli potesse dare quel farmaco. Ovviamente tutto si è svolto anche perché si trattava di weekend con uno straniero e quindi anche da parte del mio assistito, insomma, la volontà di aiutare una persona appunto dimostrava con la ferita il dolore, e quindi questo è come sono andati i fatti, come si vede dalle telecamere. Nei prossimi giorni, inoltre, non è escluso che il giovane farmacista sotto indagine per omicidio colposo possa chiedere di essere interrogato dal pubblico ministero per fare chiarezza su questa tragica vicenda.